Appassionati di fotografia, ben ritrovati qui Matteo Berardi. Se sei in possesso di un iPhone di ultima generazione, avrai sicuramente dietro lo schermo due o tre obiettivi appunto montati sul retro. Ognuno di essi però ha delle applicazioni ben specifiche, le quali ti permettono di trovare lo scatto perfetto in tutte le situazioni. Ovviamente nel caso in cui tu possegga un modello dotato di una sola lente, non significa comunque che non sarai in grado di fare belle foto. Certo, avrai alcune limitazioni tecniche, ma non lasciare che la tua arte venga fermata da queste piccole difficoltà. Infatti, i grandi fotografi sono tali in qualsiasi situazione. Se vuoi scoprire quindi come usare al meglio tutti gli obiettivi del tuo iPhone, allora andiamo a vedere insieme come fare. Mi raccomando ragazzi, iscrivetevi al canale qui in basso, attivando poi le notifiche per essere sempre informati sull'uscita di un nuovo video. Prima di andare a esaminare i vari scenari fotografici, è doveroso fare una piccola premessa di vitale importanza. Gli obiettivi dell'iPhone non servono solo per cambiare la porzione d'immagine catturata, ma forniscono una differenza prospettica importante. Quindi, partendo dal presupposto che il tuo telefono abbia tre lenti montate sul retro, andiamo ora a vedere, le differenze che hanno tra di esse. Prima di tutto, devi considerare che il fattore di moltiplicazione della lente, quindi sostanzialmente il fattore di avvicinamento, non è uguale per tutta la foto. Per farti capire meglio, adesso facciamo un esempio. Prendiamo l'obiettivo 2x, ad esempio dell'iPhone 12 Pro, anche noto come teleobiettivo presente sulla maggior parte, appunto, dei modelli comunque più recenti di iPhone. Se paragonato con il classico grandangolare, moltiplica per 2 la vicinanza con i vari elementi della scena, in altri termini, quindi divide le distanze. Quindi, con tutto ciò, che cosa significa? Significa che se hai un elemento a 10 cm e un altro a 10 metri, passando dal grandangolare al teleobiettivo, dividerai per 2 le distanze. Quindi questo significa che il tuo soggetto, piazzato a 10 cm ora si troverà a 5, mentre quello più lontano a 5 metri invece che 10. In pratica, più qualcosa è lontano, più verrà avvicinato dal fattore di moltiplicazione. Proprio perché maggiore sarà il numero di metri su cui la moltiplicazione o la divisione a seconda dei punti di vista andrà a lavorare. Se ti stai chiedendo come sfruttare questa cosa in fotografia, le applicazioni pratiche di questa fantastica proprietà sono praticamente infinite e ti permetteranno grandi possibilità creative. Come puoi vedere qui, in sovraimpressione, fotografando con la lente ultra grandangolare, otterremo un soggetto che si perde nella scena. Ma in ogni caso, in questo esempio, non è la parte più importante. Infatti, quello a cui devi prestare attenzione è l'edificio che si trova alle spalle della ragazza, il quale in questa foto quindi appare molto lontano dal nostro soggetto. Nel secondo caso, invece, scattando con la lente 1x, quindi con il grandangolare, già si può vedere un discreto avvicinamento generale, ma comunque si fatica a cogliere davvero lo schiacciamento prospettico. In questa terza immagine, invece, scattata con il teleobiettivo, si può davvero vedere quanto il palazzo sullo sfondo risulti molto vicino alla ragazza, sembrando proprio subito dietro le sue spalle. Quindi, in definitiva, come possiamo sfruttare questa cosa nella fotografia? Se hai un soggetto e vuoi far apparire degli elementi di sfondo molto grandi e ravvicinati, la lente zoom fa proprio al caso tuo. Poi, ora che la Apple sugli iPhone 13 ha introdotto addirittura il 3x, questa cosa c'è ancora di più. In quest'ultima foto puoi vedere le montagne dietro questo bel paesello giapponese. Credi davvero che queste montagne siano così vicine nella realtà? Assolutamente no, è frutto dello schiacciamento di prospettive date appunto da un teleobiettivo. Quindi, in definitiva, usalo per creare dei fantastici effetti creativi come questo che hai visto appena adesso e le tue foto saranno davvero pazzesche. Ora, come detto in precedenza, ciascuno degli obiettivi per iPhone ha le sue specifiche applicazioni e utilizzi nel panorama, diciamo, fotografico, in tutte le tipologie fotografiche. Per spazzare via ogni dubbio, quindi adesso li andremo a vedere insieme, ovviamente non nel dettaglio, ma comunque ti darò una lista dove ti dirò appunto quali sono le migliori situazioni fotografiche per ogni obiettivo, in modo tale quindi da avere ben chiari i vari utilizzi.
Il grandangolare è sicuramente la lente più versatile, tanto che tra gli obiettivi presenti sull'iPhone è sempre quello selezionato di base. Ovviamente non si può dire che è sempre il migliore, ma specialmente se è l'unico che possiedi, ci potrai fare praticamente qualsiasi cosa. Se però ne hai anche altri, allora ti consiglio la lente grandangolare per panorami, per la fotografia notturna, per degli scatti veloci e per le foto ricordo. Il tele è sicuramente una delle lenti che si presta più a foto artistiche, per questo d'altronde è la mia lente preferita. Sarà opportuno sceglierla quindi nel caso in cui si vogliono fare dei ritratti, dei panorami, delle foto sportive, delle foto alla faunistiche, diciamo, e della street photography. Questa lente invece diciamo che è quella meno utilizzata in quanto si applica a un numero minore di situazioni. In linea di massima le occasioni in cui mostra davvero i muscoli questa lente sono le foto di interni, tutte quelle volte in cui si ha la necessità di ingrandire gli spazi in una foto e anche per le foto panoramiche. Se fai foto a casa tua, questa lente è davvero perfetta perché farà percepire le stanze molto più ampie e spaziose di quanto non lo siano in realtà. Gli obiettivi per iPhone sono davvero fantastici e ti permettono quindi di catturare foto in qualsiasi situazione. Ovviamente però bisogna saperli scegliere con cura ed in questo video ti abbiamo dato qualche suggerimento. Se vuoi vedere nel dettaglio comunque i vari utilizzi delle varie lenti, abbiamo diversi video sul nostro canale YouTube che appunto ti spiegano i vari utilizzi. Infine, non so se l'hai notato, ma tutte le lenti si adattano alla fotografia panoramica e quindi anche in quella paesaggistica. Devi sapere perché in questo caso ognuna delle tre lenti può scattare delle bellissime foto in questo genere, ovviamente in base alla situazione fotografica. Se hai qualsiasi domanda da farci, scrivici comunque pure un commento qui in basso e ti risponderemo il prima possibile. Se questo video ti è stato utile, la migliore ricompensa che ci puoi dare è quella di metterci un bel like come segno d'apprezzamento ed iscriverti subito al nostro canale YouTube, ma su anche tutti gli altri social, come ad esempio Instagram, sulla pagina Facebook e su anche la nostra community Facebook, così potrai partecipare al nostro contest fotografico da iPhone. La fotocamera dell'iPhone a primo impatto sembra davvero semplice da usare ed invece, sai, quando incominci a conoscerla più a fondo, scopri che ha tantissime potenzialità nascoste di cui non ne conoscevi l'esistenza. Ed ora ti faccio una domanda: vuoi riuscire a scattare queste foto anche tu? Se vuoi apprendere quindi tutti i segreti che si celano dietro le mie fotografie, ti invito ad iscriverti al corso gratuito Da Zero a Fotografo iPhone, che abbiamo sviluppato proprio per farti compiere il primo passo decisivo per diventare un fotografo iPhone migliore. All'interno di questo corso di 3 lezioni troverai tantissime informazioni che miglioreranno sensibilmente la tua fotografia d'iPhone. Iscriviti subito al corso gratuito, trovi il link qui in basso nella descrizione. Ci vediamo sul prossimo video e ricorda che la miglior macchina fotografica è quella che è sempre con te.